tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi è con piacere che voglio parlarvi della nuova collezione makeup per l'estate 2015 di Chanel, la Mediterranée. È una collezione che si caratterizza per l'estrema eleganza e raffinatezza dei prodotti, ma anche per i colori e le nuance intense e vibranti che attingono dai colori del cielo e del mare, dagli ombrelloni vivaci, dalla luminosità della pelle abbronzata. È una collezione che si ispira alla bellezza e al lusso della Costa Azzurra, luogo che amava particolarmente Coco Chanel. Vi dico immediatamente che è una collezione che io ho particolarmente apprezzato, non soltanto per la qualità dei prodotti, le texture, ma in particolar modo per diciamo, la gamma cromatica dei prodotti. Solitamente, infatti, quando cominciano a vedersi le anteprime delle nuove collezioni, io seleziono, diciamo, individuo quel paio di prodotti da acquistare. In questo caso, invece, sono stata colpita da diversi prodotti della collezione, tranne che, diciamo, per i prodotti che riguardano la linea Labbra. Infatti, sono, diciamo, in collezione quattro Rouge Coco Shine, quindi rossetti dal finish sheer e idratante, e due gloss scintillanti che io non ho minimamente preso in considerazione. Però per quanto riguarda tutto il resto, complice lo sconto del 20% da Sephora per la festa della mamma che continua pericolosamente, e complice mio marito che fortunatamente ha come me apprezzato i colori di questa collezione, praticamente tranne uno smalto e un ombretto ho acquistato in blocco tutto. Quindi adesso uno a uno vi mostro i pezzi della collezione. Allora, in un elemento, diciamo, un prodotto che sicuramente è il prodotto di punta, è probabilmente uno dei più belli e più validi, è sicuramente la cipria illuminante Lumière d'été, che ha un prezzo di 56 euro. Questa è la confezione esterna, abbiamo questo bellissimo cartoncino nero lucido e invece bronzo nei laterali. Allora, praticamente la cipria è custodita in questo bellissimo sacchetto di velluto, che praticamente all'interno ha sul fronte una tasca che contiene il pennello in dotazione, che, per dire la verità, mi sembra un pennello anche valido. La cipria vera e propria, il pack della cipria è questo, ed è praticamente il solito, diciamo, scrigno Chanel nero con il logo bianco centrale. E aprendola troviamo un'ulteriore protezione che mi era caduta, un'ulteriore protezione tonda in plastica, e poi la cipria in sé, in vera e propria, nella sua, con la sua bellissima gialda a forma di camelia. Spettacolare. E la cosa bella di questa camelia, guardandola da vicino, è che sui petali ha anche delle lineette che praticamente rendono il fiore ancora più, diciamo, realistico, anche se ovviamente con l'utilizzo, diciamo, le lineette andranno purtroppo via. Comunque, per quanto riguarda il colore, vi faccio uno swatch così parliamo un attimino del prodotto. Sovrappongo due o tre strati perché altrimenti si vede poco. Ok, vediamo così. Sì, ok, l'ultimo, giusto per fare in modo che riuscite a valutare bene la tonalità. Allora, come potete vedere, si tratta di un bronzo dorato, un beige marroncino medio chiaro, ed è praticamente una nuance particolare ed è satinata con, diciamo, proprio una satinatura, una finitura leggermente shimmer, ma proprio una cosa veramente leggerissima, che ci fa praticamente ottenere quel, diciamo, effetto sano e luminoso della pelle baciata dal sole. Non si vedono dei glitter assolutamente sul viso, ma, diciamo, soltanto quei riflessi che vanno ad aggiungere un po' di luce. Io la vedo perfetta per le tonalità medio chiare con sottotono, diciamo, neutro caldo. La vedo invece ovviamente di meno sulle tonalità particolarmente, diciamo, olivastre mediterranee, per via della tonalità che comunque rimane
chiara, quindi si vedrebbe poco. La formula è assolutamente ottima perché è setosa, è sfumabile, sottilissima come in generale le polvere Chanel. E per quanto riguarda la durata, non l'ho ancora potuta testare perché oggi è il primo giorno che la indosso, ma ho letto su internet che diciamo per almeno 9-10 ore non dà segni di sbiadimento, per cui stiamo parlando di una durata sicuramente estrema. Con la moltitudine di terre e bronzer che in questo momento affollano le profumerie in vista della stagione estiva, secondo me la Lumière d'été di Chanel si diciamo differenzia perché in virtù, diciamo, sia del suo finish che del suo colore, e perché in realtà non è un vero e proprio bronzer, ma è una cipria illuminante che ci va proprio a dare praticamente sul viso la luce del sole, come dice il suo nome, aggiunge praticamente un velo di luce e di colore. La pelle appare proprio di un tocco più abbronzata, dà praticamente quell'effetto, diciamo, sano e diciamo luminoso che si può ottenere dopo una passeggiata sulla spiaggia per renderci conto, quindi praticamente è veramente un prodotto splendido, cioè a me personalmente è piaciuta tanto. Io non so se si riesce a valutare l'effetto, diciamo, sul viso, però a me è piaciuta particolarmente. E oltretutto io in realtà non volevo acquistarla perché pensando fosse, diciamo, un normalissimo bronzer, ne ho già in questo periodo acquistati tanti, sto per ricevere anche il libro della Too Faced con il bronzer, e voglio provare anche il nuovo bronzer matte waterproof di Make Up For Ever. Però sinceramente, quando poi l'ho swatchata in profumeria, mi sono resa conto che si tratta di un prodotto che io in realtà poi userò tutto l'anno, non è diciamo, un prodotto prettamente per i mesi estivi. E quindi io comunque in finale vi dico che se amate, diciamo, i bronzer o amate Chanel, date un'occhiata a questa cipria, a questo prodotto, perché obiettivamente unisce sicuramente, diciamo, una grande bellezza ed eleganza estetica ad una grande qualità del prodotto. Secondo prodotto, diciamo, in gamma, sono usciti i 5 stilo Eyeshadow Fresh Effect, che hanno un prezzo di 29 euro. Dunque, questi sono praticamente dei matitoni ombretto che consentono con pochi gesti di realizzare un make-up brillante grazie alla loro cremosità e sfumabilità, e quindi sono particolarmente adatti per il periodo, diciamo, estivo, caratterizzato ovviamente da trucchi rapidi e pratici. E la particolarità di questi ombretti è, diciamo, l'alta concentrazione di acqua della formula, che dà subito una sensazione assolutamente di freschezza e rinfrescante proprio sulla palpebra. È un effetto particolare che non ho ottenuto con nessun altro ombretto che io abbia mai utilizzato, e devo dire che ho già avuto un ombretto di questi in passato e mi è piaciuto tanto perché oltretutto sono, diciamo, hanno una grande durata, non vanno nelle pieghette, e in più rimane quell'effetto luminoso sulla palpebra che è veramente bello e particolare. Sono uscite quindi 5 colorazioni, io ne ho prese 4. Vi faccio vedere ad una i colori. Allora, il primo colore che vi mostro si chiama Campanule ed è praticamente un bellissimo, lo faccio vedere direttamente swatchato, ed è un bellissimo viola shimmer. Ok, io ci vado piano perché ho paura che si rompano. Ok, allora questo è il Campanule, che è un bellissimo, come dicevamo, viola shimmer. In realtà, quando viene applicato in questo modo, sembra quasi matte, sembra poco shimmer, ma quando si sfuma, si vede di più il luccichio. È un viola splendido, veramente bello. La sensazione di freschezza poi è qualcosa di incredibile, bisogna proprio provarli questi ombretti. Il secondo colore che vi mostro invece si chiama Azuleo. Azuleo viene descritto come che in francese significa piastrella, viene diciamo come colore viene descritto come un turchese metallizzato, e io praticamente non l'avevo anche questo preso in considerazione perché alla fine immaginavo, diciamo, quel turchese sparato che poi alla fine non utilizzo come tonalità. Invece si tratta, come adesso vedrete, di una tonalità che io trovo bellissima perché la trovo più delicata del solito turchese.
È comunque un finish metallico luminoso che immagino valorizzato al massimo dalla pelle abbronzata. D'estate, secondo me, questo colore è una sciccheria. Questo era Azuleo. Invece adesso vi mostro l'Olivine. L'Olivine invece è un bellissimo verde militare. Anche questo è sbocciato, verde militare e verde oliva, anche questo sbocciato ha la particolarità di sembrare quasi matte, ma poi, come dire, sfumato, si vede che contiene dei glitter. Anche questa è una tonalità bellissima. Mi fermo 2 minuti, no, 2 minuti sono troppi, comunque mi fermo qualche secondo perché voglio che apprezziate anche voi i colori di questi ombretti, perché io li ho trovati personalmente bellissimi. L'ultimo che vi mostro si chiama Laurier Rose ed è un altro spettacolo di ombretto perché è, diciamo, un oro rosa metallico. Anche questo l'ho picchiettato sulla palpebra mobile, sul make-up che già avevo realizzato stamattina e non so se riuscite a vedere il colore, comunque è spettacolare, veramente. Credo sarà, diciamo, la tonalità più venduta, infatti se vi piace non perdete tempo, letteralmente fiondatevi in profumeria perché non credo che durerà molto questo colore, perché sinceramente starà bene su molte carnagioni ed è un colore che si adatta a qualsiasi tipo di make-up da giorno, da sera, quindi credo sarà sold out in breve tempo. Ed è il 134? Sì, vabbè, ma tanto non le stavamo dicendo i colori, 127 comunque. Laurier Rose, bellissimo anche questo. L'unico colore che non ho preso, che non vi posso mostrare, è il Karoub, che sarebbe un marrone caldo metallico. In realtà, il problema è stato che il finanziatore, cioè mio marito, si è rifiutato di acquistarmi un ombretto ennesimo marrone, per cui non ve lo posso far vedere, ma io mi auguro di, come dire, aggiungerlo alla collezione, perché comunque è un marrone caldo, bellissimo, luminoso, fantastico. L'altro prodotto in collezione invece è una matita, praticamente, una Stilo Eye, anzi, no Eye, che non è francese, Stilo Eye Waterproof Long Lasting Eyeliner. Questa ha un prezzo di 25 euro. E il colore è praticamente unica referenza, il colore si chiama 997 Orchidée. Non si poteva lasciare una matita di un colore del genere. Io adesso spero che non si spezzi perché altrimenti mi metto a piangere in diretta. Praticamente è un colore, un viola fantastico, un viola opaco, completamente opaco. Bellissimo, questo io ho provato a picchiettarlo sempre sul make-up già fatto, sulla rima inferiore dell'occhio, non so se si vede, ma comunque me la vedrete in altri make-up senz'altro, ed è questa qui. Io non lo so, io l'ho trovata strepitosa, cioè un colore del genere non credo che si trovi spesso in una matita. Oltretutto queste matite sono ottime perché è waterproof, quindi a lunga durata, la texture è meravigliosa, cioè sono già splendide sempre, ma con un colore del genere non si poteva assolutamente lasciare lì. Quindi orchidee. E adesso passiamo agli smalti. Gli smalti che secondo me saranno l'altro, diciamo, pezzo forte della collezione perché Chanel ha proposto quattro nuance veramente particolari e intense. Io da tempo, diciamo, acquistavo, non acquistavo tanto volentieri, diciamo, degli smalti Chanel perché in realtà, diciamo, mi è sembrato proponessero delle tonalità, passatemi il termine, un po' noiose ultimamente. Mentre con queste uscite nella collezione Mediterranée si hanno proprio portato, diciamo, una ventata di freschezza. L'unico colore che non ho preso è il Coquelicot, che è il nome significa papavero in francese, in effetti è un rosso arancio fantastico. Non l'ho preso perché dagli swatches visti su internet è molto simile al Phoenix che ho preso nella collezione natalizia del 2014, quindi mi sembrava una ripetizione, è solo un po' più freddo il Phoenix, però voglio dire come colore siamo là. Poi sapete che Chanel deve inserire comunque un rosso nelle sue collezioni, si deve inserire. Ho preso invece le altre tre tonalità, allora ho preso il colore Terrana, che è questo. Ed è un bellissimo cioccolato. Io mi fermo un attimo perché questo va visto con chiarezza. È un color marrone cioccolato plum.
che è praticamente pieno di riflessi rosati ed è assolutamente shimmer. Ora, credo sia una tonalità anche complessa da descrivere, perché innanzitutto diciamo non preoccupatevi se state pensando che si tratti di uno smalto marrone, perché non è uno smalto marrone, è molto malva, molto diciamo prugna, sono evidenti questi riflessi rosati, è veramente un colore particolare. Io questo l'ho immaginato sui piedi abbronzati in estate, deve essere veramente uno smaltino molto chic. Il secondo colore che vi mostro è secondo me il colore simbolo della collezione, che è lo smalto Mediterranée. Anche qui un colore diciamo difficile da descrivere perché è praticamente diciamo un azzurro petrolio, un verde blu, è fantastico, molto luminoso e credo che incontrerà i gusti della maggior parte di voi. Un colore strepitoso. L'ultimo che vi faccio vedere per oggi è il lavanda, che credo forse qualcuno di voi l'aveva già, voglio dire, intuito che si trattasse di questo, che perché lo sto indossando da stamattina, già nel video Tarte, ed è praticamente questo splendido, vivido viola. Veramente fantastico questo colore. Chanel ci ha abituato a degli smalti viola, però in realtà solitamente sono dei viola, diciamo, un po' cupi, tendenti al grigio, al nero quasi. Invece in questo caso abbiamo proprio un viola vivido, è veramente splendido. Io non perdonate l'applicazione perché vado sempre di fretta, per cui non credo che sia precisa, però giusto per valutare il colore. La stesura, oltretutto, è assolutamente ottima, io ho fatto due passate, veramente uno smalto strepitoso, sia il colore che la stesura e la qualità. Un attimo, riavvolgiamo il nastro, ho capito, ho intuito che di questi smalti quello in limited edition è il Terrana, quindi il marrone plum, per cui il Mediterranée e il lavanda dovrebbero poi diciamo, entrare in gamma permanente. Io comunque li ho acquistati subito perché in ogni caso non ho, credo obiettivamente di non avere dupe di questi smalti nella mia collezione, sono veramente due tonalità particolarissime. Quindi che dirvi infine per chiudere? Io trovo questa collezione assolutamente adorabile, si capisce perché praticamente me la sono portata tutta a casa, quindi da questo capite quanto mi sia piaciuta e quanto l'abbia apprezzata. Infatti da un lato ringrazio che non siano usciti dei rouge allure velvet come rossetto o dei blush in crema, sarebbe stato complicato anche perché in effetti voglio dire i prezzi non sono proprio modici. E comunque, come sempre, io spero di esservi stata utile e vi invito ad iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video e ci vediamo alla prossima.